Certo che posso darti qualche consiglio tecnico. Guarda, il mercato sta diventando veramente selvaggio. Quindi, se non vuoi prendere una fregatura, ti conviene rivolgerti a uno di quei vecchi artigiani che lavora ancora con le mani. Gente che scolpisce il proprio manufatto con la tenacia di Michelangelo e la saggezza di Bernini. Uomini ancora indenni dall'assalto tecnologico della catena di montaggio e che gestiscono piccole botteghe che resistono ai negozi di jeans e fast food. Guarda, da retta a me, vai in una di queste piccole botteghe, che sono veri e propri musei di quell'Italia paciocona che noi tutti dovremmo cercare di ritrovare. Capito, Bruno? Bruno, ma mi ascolti? Bruno! Prima i consigli e poi attaccano in faccia.